Mi avete chiesto come mi immagino il DLC di Elden Ring, ed eccoci qua per discuterne insieme. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io come sempre sono Andrea e oggi vi porterò in quella che è la mia immaginazione per il nuovo DLC di Elden Ring. Ovviamente tutte le mie supposizioni nascono da quello che ho visto fino ad oggi all'interno del videogioco. Prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella, è gratis per voi e è importantissimo per noi perché ci aiutate a crescere, a migliorare e a portarvi contenuti sempre più belli. La prima cosa da contestualizzare è come entrare all'interno del DLC. E secondo me questo luogo, che è ovviamente il palazzo di Mog, è il più adatto. Perché? Perché abbiamo Michaela lì dentro questo bossolo e non serve sostanzialmente a niente. Dietro c'è questo portone e la via va verso una direzione precisa, ma si interrompe. Non va da nessuna parte. Noi possiamo andare qua dietro, ma non serve sostanzialmente assolutamente a nulla. Quindi mi piacerebbe contestualizzare l'ingresso all'interno del DLC passando proprio per questa zona. Perché passando alla mappa e andando verso nord, ragazzi, caschiamo proprio nell'esatto punto dove si presuppone che ci sarà il nuovo DLC. Quindi tutte le nuove aree compariranno sotto quella nuvola bellissima. E noi andando verso nord da qua sbucheremo esattamente dove c'è quel turbine, quella sorta di tromba marina, dove accanto oltretutto c'è anche una torre. Quindi potrebbe essere la contestualizzazione perfetta del nostro ingresso all'interno del DLC. A questo punto siamo entrati. Che cosa ci troviamo davanti? Dove siamo? Che cosa è successo e perché? È comparsa un'isola intera, distaccata dal continente, ma raggiungibile tramite il sottosuolo, e qui troviamo una sorta di castello, un castello oscuro, qualcosa di un po' più particolare, molto simile all'Accademia, come se fosse un'Accademia cattiva, tra virgolette, anche se il buono in Elden Ring è un po' un concetto evanescente, ma ci potremmo trovare davanti un'accademia cattiva al cui interno tutto è volto al male. Quindi tutte le magie diventano malvagie, tutto quello che troviamo all'interno è malvagio o corrotto, e uno degli oggetti che io ho amato più di tutti nella serie dei Souls trova la sua collocazione finalmente. E sto parlando delle mani. Le mani per la piromanzia, un oggetto che manca all'interno del mondo di Elden Ring e che vorrei veder portato direttamente dai nostri più amati Souls. Perché scegliere proprio le mani della piromanzia? Perché le ho trovate magnifiche nei vari Souls e sono state tra le cose più divertenti che ho utilizzato. Potendo scegliere un qualcosa da inserire come nuovo all'interno del mondo di Elden Ring, io andrei a riprendere proprio quello, la piromanzia in generale. Questo giustificherebbe tutta una serie di nuovi poteri all'interno del mondo di gioco e soprattutto l'introduzione di nuovi nemici che in questo caso potrebbero essere anche assolutamente distaccati dalla trama principale ed essere qualcosa di completamente nuovo, che però trova contesto con una giustificazione. Che cavolo ci fa Patches all'interno di Elden Ring? E Patches potrebbe essere proprio la chiave per l'accesso completo a tutto il DLC, con tutte le spiegazioni annesse e connesse, perché di fatto chi è il miglior traghettatore se non un altro senza luce come noi che già conosce i fatti perché magari li ha anche già vissuti? Quindi ricapitoliamo un attimo, ci troviamo nel palazzo di Mog, arriviamo dall'uovo di Michaela e spunta Patches, che ci rivela esserci un potere che potrebbe distruggere l'interregno piegando la volontà di semidei e addirittura degli empirei. Ci racconta che la fiamma della frenesia non è l'unica fiamma, ma ne esiste un'altra, quella della piromanzia, ed è un potere talmente grosso che se mai riuscisse a ricongiungersi con la fiamma originale, potrebbe distruggere tutto l'interregno e addirittura controllare la volontà di tutti gli dei che lo popolano. Ed è a questo punto che ci rivela una via invisibile all'occhio, e su questo siamo già preparati perché in diversi Souls abbiamo già visto la possibilità di camminare totalmente sul nulla perché non si può vedere.
Quindi attraverso questo sentiero giungiamo nei cunicoli sotterranei fino ad arrivare a quella tromba d'acqua che si vede nella mappa. Una volta arrivati lì scopriamo che c'è una via che ci porta in un nuovo continente, in quest'isola, in una zona completamente nuova da scoprire, al cui interno è situata un'accademia quasi speculare all'originale, ma più cupa e popolata di strane belve. Tutto è veramente magnifico e suggestivo, ma è contornato da un alone particolare, l'alone del cristallo rosso. Questo cristallo è quello che deriva dal potere della piromanzia. Qui dobbiamo fare i conti su credere alle parole di Pacis oppure ricordarci che ci ha preso in giro per un sacco di tempo. Che cosa può aver portato Pacis a diventare onesto nei nostri confronti? Ci troviamo davanti ad una situazione reale o il surreale sta prendendo sopravvento? I mondi dei Souls sono mondi fatti di cicli, mondi che finiscono e rincominciano, lo sappiamo, è da ere, da sempre che è così. Di conseguenza l'accademia che ci troviamo davanti è la nostra, ma di un altro tempo. Un tempo in cui la fiamma della piromanzia regnava sovrana e muoveva gli eserciti, muoveva i continenti e muoveva il volere degli dei. Questo ci riconduce ad un eterno scontro tra bene e male, sempre tra virgolette, ragazzi, perché, come vi dicevo, bene e male nel mondo di Elden Ring, in particolar modo, sono concetti evanescenti. Però, parlando di poteri così grandi, ci possiamo prendere la licenza nel dire che le due fiamme si continuano a cercare, trascendendo addirittura il tempo. E a questo punto il nostro scopo è quello di recuperare la fiamma della piromanzia e celarla, oppure riunirla all'altra fiamma. Quindi, tra le altre cose, mi piacerebbe vedere una scelta che abbia una rilevanza all'interno del DLC e che ne possa cambiare la storia. Ovvero, scegliamo di ascoltare Pacis e quindi cercare di allontanare le due fiamme, oppure non ci fidiamo di lui e decidiamo di provare a vedere che cosa succede se le ricongiungiamo. Due nomi in particolare spiccano nel mondo della magia del nostro ciclo temporale e sono Azur e Lusat. Nello stesso modo, gli stessi nomi figurano anche nel ciclo temporale da cui proviene l'Accademia Oscura, ma loro sono dei vassalli, i vassalli della fiamma primordiale, la fiamma della piromanzia. E chi è così folle e potente da poter controllare la fiamma della piromanzia? Sto parlando di Auralux, o Auralux, o come cavolo si pronuncia, ragazzi, che nel suo esilio trovò per caso la fiamma, la fece propria e scoprì che grazie a quel potere devastante poteva riconquistare tutto quello che aveva perso. E infatti esattamente questo fu il suo epilogo. E oggi, dopo molte ricerche e soprattutto dopo che la fame del potere aveva preso il sopravvento, è giunto a noi nel nostro ciclo temporale per potersi impossessare di qualcosa che nel suo tempo era sparito. Perché? Perché era arrivato a noi grazie alla nascita di un nuovo ciclo. Come si evolverà la storia lo vedremo solo giocando, ma ovviamente nei miei pensieri, ragazzi, perché questa è la mia idea di DLC, qualcosa di completamente inaspettato, qualcosa che vada a riunire i puntini tra i diversi mondi, tra i diversi senza luce, perché questo termine l'abbiamo sentito fin dagli albori delle storie, fin da Demon's Soul, da Dark Souls, da tutti. Tutti sono dei senza luce. Quindi questo termine ci guida attraverso il tempo e attraverso tutti i vari videogiochi. Deve esserci un motivo, deve essere qualcosa che prima o poi dovrà essere spiegato. E io spero di vederlo in un DLC proprio per Elden Ring e proprio perché è il gioco più iconico che è stato fatto finora, quello che ha segnato il cambiamento del mondo dei Souls conosciuti. Introduzione di nuove armi. Sinceramente, devo essere completamente onesto a riguardo, io non sento il bisogno di nuove armi. Ce ne sono già un casino. Forse l'unico ramo che andrebbe sviluppato è quello delle armi da fuoco. E che modo migliore, se non grazie alla fiamma della piromanzia, magari inventare armi che possono sparare piromanzie letteralmente come se fossero fucili? Qualcosa di un po' bizzarro, non canonico, mettiamo in questo senso.
La cosa che invece andrei a curare un pochino di più sono ad esempio gli scudi e le armature, dando la possibilità al giocatore anche di cambiarne il colore, cosa che manca di fatto all'interno di Elden Ring e che mi piacerebbe invece vedere, perché tutti quanti sogniamo di crearci, che ne so, l'armatura nera per eccellenza o l'armatura d'oro per eccellenza, o applicare delle modifiche sostanziali e significative alla nostra armatura che non sia solamente aggiungere o togliere il mantellino. E che dire a questo punto? Spero che questo video in particolar modo vi sia piaciuto, ragazzi, perché l'ho voluto buttare giù come se fosse una storia raccontata, con tante sfaccettature, tanti cambi rispetto ai personaggi e comunque tanta fantasia, ricordiamocelo sempre. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché è gratis per voi ma gratificante per noi, ci aiutate a crescere, a migliorare e a portarvi contenuti sempre più belli. Ciao a tutti!